Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, da abile navigatore dei fondali della dialettica e delle istituzioni, l'ha presa dall'alto, l'ha presa alla larga. Ci riferiamo alla dichiarazione sul fair play finanziario, per cui, secondo il presidente rossonero, suo punto debole sarebbe proprio quello per cui sono in molti ad essere riusciti ad aggirarlo. E si stupirebbe il presidente del Milan se nei prossimi 2-3 anni il fair play finanziario come norma, come principio, come regolamento non venisse modificato. Naturalmente questo intanto è un aspetto che è sfuggito molto ai giornali, ai quotidiani, ai media italiani. Tutti a fare il tifo da alcune città perché il Milan facesse la procedura d'urgenza, non peraltro, semplicemente per sostituire il Milan nelle coppe europee, naturalmente, non per fare sistema paese. Oppure tutti a pensare a chissà quali scenari senza prendere in considerazione il fatto che se il Milan si attiene ai tempi del TAS, ai quali si è richiamata anche l'UEFA, è perché in cuor suo ha capito, studiandolo a fondo, che il fair play finanziario così com'è, di fronte a una proprietà come quella rossonera, ad esempio, che vuole investire e che vuole fare un certo tipo di percorso, il fair play finanziario è destinato a non tenere ed è destinato ad essere soltanto punitivo e non strumento di regolamentazione finanziaria del calcio europeo e internazionale. Quindi questo aspetto è un po' sfuggito. Il resto è quello di cui parla appunto il presidente rossonero, Paolo Scaroni, ossia l'aggiramento, sul quale qualche considerazione tra il serio e il faceto, qualche battuta, senza che noi si venga presi in maniera draconiana troppo sul serio, la si può fare. Ci sono venuti in mente due termini che potremmo coniare per la prima volta, insomma, quelli che parlano bene potrebbero chiamarli neologismi. La prima volta che entrarono in campo gli sceicchi a livello internazionale, questo è un fenomeno più europeo e internazionale che nostrano, sono comparse le sponsorizie. Che cosa sono le sponsorizie? Consentono di aggirare il fair play finanziario attraverso delle sponsorizzazioni fittizie di cui molti uomini di calcio hanno parlato virgolettati, ne hanno parlato in dichiarazioni pubbliche, ma non sono mai stati smentiti e non sono mai stati deferiti. E quindi, diciamo, è un fenomeno che era passato in cavalleria, tollerato di fronte ai tanti soldi inseriti nel circuito europeo e mondiale da alcuni club, se non che poi ci sono state le vicende di Football Leaks dei mesi scorsi e quindi si sono dovute drizzare le antenne. Invece nel corso degli ultimi anni ha preso piede un fenomeno un po' più nostrano forse, anche se adesso qualcuno si scandalizzerà e sarà pronto a fare le crociate con le risposte al nostro filmato, ossia le plusvalizie, che sono quelle plusvalenze, diciamo così, che fanno discutere. Poi ci sono colleghi che le difendono, che secondo i quali, e rispettiamo il loro giudizio, la loro opinione, hanno un fondamento. Le plusvalizie, ecco, sono le plusvalenze che danno la sensazione, se non altro in superficie, di avere qualche estrogeno all'interno. Chiamarle plusvalenze fittizie può essere esagerato, però certamente sono operazioni che prestano il fianco nel calcio dei social, nel calcio dei luoghi comuni, a qualche perplessità. Quel calcio, ad esempio, per cui il Milan negli ultimi anni ha speso 400 milioni di euro, che se poi vai a guardare tra entrate e uscite i soldi spesi sul mercato sono 260 milioni di euro. Intendiamoci, per carità, sempre tanti soldi, ma fra 260 e 400 c'è una certa forbice sulla quale non si può del tutto tacere. Quindi dalle sponsorizie alle plusvalizie a chissà cos'altro. Noi ci saremmo augurati quest'estate di vedere, ecco, soprattutto a giugno, un po' più di aplomb, un po' più di statement, un po' più di stile nel gufare la squalifica dall'Europa League del Milan. La storia del Milan è storia di Champions League, non di Europa League, per cui nessuno nell'ambiente rossonero, nella tifoseria rossonera, con tutto il rispetto che si deve alle partite ufficiali, agli introiti delle partite ufficiali, perché naturalmente i soldi sono importanti per tutti i bilanci e per tutta la società, Milan compreso, non è che si facciano i salti mortali se si fa o non si fa l'Europa League. Certo, resterebbe la bolla, il marchio di essere esclusi dalle coppe europee, però se arrivasse attraverso un accordo
anche l'opinione pubblica rossonera potrebbe accettarlo. Ma non è questo il punto, non è questo il caso, non è questa la situazione, e quindi vedere giornali, quotidiani, presidenze, dichiarazioni si appese alla speranza che il Milan venga squalificato, ecco, fa un po' poco sistema paese. Io mi limito a ricordare che la scorsa estate, quando il Milan venne riammesso all'Europa League dal TAS, ci fu qualcuno che la prese male, con dichiarazioni, con comunicati, con... e la stagione successiva, perché poi certe cose a livello umano, sportivo e morale nel calcio tornano, non è andata benissimo. Chi invece ha rispettato, è andato dritto per la sua strada, nonostante i disagi, nonostante i fastidi di preparazione e quant'altro per la riammissione del Milan all'Europa League, l'anno successivo ha fatto una grande stagione. Quindi non è il fondamento della vita, non è sperare che il Milan venga squalificato dalle coppe europee, lo diciamo così, a grandi società, a grandi città e a grandi ambienti calcistici.